Proprio perché le scienze sociali sono profondamente diverse dalle scienze naturali, la validità di una teoria non può essere confermata né invalidata dai dati empirici. Birindelli prima fa l'esempio di Einstein che aveva previsto un certo valore per la deviazione della luce, che attraversa il campo gravitazionale del Sole, provenendo da una stella lontana durante un'eclissi. Allora, dice Birindelli, uno fa l'esperimento, ma magari sarà complicato da realizzare, i dati anche da raccogliere, forse anche da interpretare per una serie di fattori che possono entrare all'interno di questo esperimento, ma alla fine ci sono dei dati numerici da confrontare, i dati raccolti, le misure raccolte e osservate da confrontare con le previsioni teoriche. E questo è un criterio di falsificabilità di una teoria scientifica che riguarda le scienze naturali come la fisica. Ma nelle scienze sociali questo procedimento non si può applicare e se viene applicato è metodologicamente sbagliato. Infatti i fenomeni delle scienze sociali sono complessi, anche più complessi delle scienze naturali, proprio perché nelle scienze naturali il mondo di studio è un mondo inanimato, oppure in cui non c'è, diciamo, il libero arbitrio e la libera scelta degli individui. E questa intrinseca complessità delle scienze sociali può addirittura consentire che uno stesso fenomeno empirico possa essere usato per dimostrare tesi opposte. Poi la complessità implica che innumerevoli fattori, molti dei quali sono anche sconosciuti o difficilmente parametrizzabili, possono impedire o ritardare il verificarsi di una conseguenza prevista dalla teoria. Più avanti Birindelli farà l'esempio del crollo dell'Unione Sovietica che, secondo le teorie austriache, era inevitabile, e che fu ritardato. Uno dei fattori principali che ritardò il collasso dell'Unione Sovietica fu che l'Unione Sovietica si affidava al calcolo economico dei paesi capitalisti, riuscendo quindi a sopravvivere più a lungo di quanto sarebbe stato possibile senza questo aiuto che riceveva per il calcolo economico. Questo appunto per dire che innumerevoli fattori possono impedire o ritardare il verificarsi di una conseguenza prevista dalla teoria. E per rinforzare il concetto che la validità di una teoria nel campo delle scienze sociali non può essere confermata né invalidata dai dati empirici. La validità di una teoria, invece che nei dati empirici, va ricercata ex ante, nella sua logica e coerenza interna, non ex post nella verifica empirica. Dunque il crollo dell'Unione Sovietica era prevedibile, infatti fu previsto dagli economisti austriaci, ma perché era una necessità scientifica, ma non si poteva prevedere quando esattamente sarebbe crollato l'Unione Sovietica, proprio per via dei tantissimi fattori non conoscibili, non prevedibili, non quantificabili, che avrebbero potuto anticipare o ritardare anche indefinitamente il crollo. La stessa scuola austriaca di economia predice il collasso del sistema economico interventista, cioè dei moderni stati democratici, che intervengono pesantemente nel mercato del denaro e nella regolamentazione di tutti i mercati. E anche intervengono a limitare la libertà degli individui, la libertà di scelta, la libertà di commercio, la libertà di impresa. Quindi il collasso del sistema economico interventista è una necessità scientifica, ma non possiamo dire quanto tempo ci vorrà perché ciò accada. Quindi la teoria della scuola austriaca di economia è valida non perché ha previsto il crollo dell'Unione Sovietica, ma per la sua logica e coerenza interna. Sarebbe valida l'economia austriaca anche se l'Unione Sovietica non fosse ancora collassata, perché appunto trae la validità dalla logica e dalla coerenza interna. Un'altra differenza metodologica importante riguarda il ricorso alla matematica. Nelle scienze naturali la matematica non solo è uno strumento indispensabile, ma è anche tante volte uno strumento di scoperta. Per esempio, nella fisica moderna molte scoperte vengono fatte proprio utilizzando certe simmetrie di tipo formale del formalismo matematico.
di cui magari all'inizio sfugge il significato fisico, ma è proprio lo strumento matematico che permette di indirizzare la ricerca verso certe scoperte, anche se in moltissimi casi è necessario avere un'intuizione prima del formalismo matematico. Le intuizioni di Hooke, di Newton, di Galileo e anche le intuizioni di Einstein, che molto spesso precedono il ricorso alla matematica, poi le intuizioni vengono sviluppate, vengono formalizzate e matematizzate, ma molto spesso bisogna ricorrere prima all'intuito. Infatti Birindelli osserva che nella seconda parte della vita di Einstein le sue scoperte scientifiche furono più modeste, non solo perché aveva attutito il suo spirito ribelle nei confronti dell'autorità, ma anche perché nella sua ricerca aveva preso il sopravvento la matematica, diventando quasi fine a se stessa, e mancavano un po' le intuizioni fisiche. In ogni caso, nelle scienze naturali la matematica è uno strumento indispensabile, nel campo delle scienze sociali no. Nella scienza economica non lo è, rimane uno strumento utile per formalizzare, per sintetizzare, ma non è lo strumento indispensabile che è diventato oggi nelle scienze economiche. Al contrario, dice Birindelli, nella scienza economica, quella vera, l'economia austriaca, la matematica può invece essere uno strumento di arretramento. Il metodo matematico nell'economia deve essere rigettato. È un metodo completamente sbagliato, parte da assunzioni false e porta a conclusioni errate. E qui c'è una critica alla moderna economia mainstream, che è tutta basata su equazioni, calcoli e formalizzazioni matematiche. L'economia invece, l'economia austriaca, è la scienza dell'azione umana ed è accessibile sul piano della logica, parte da principi assolutamente condivisibili e ne deduce, con procedimento appunto logico-deduttivo, tutta una serie di conseguenze dove mancano i formalismi matematici. Possono essere aggiunti, ma la matematica è soltanto uno strumento di sintesi e di utilità. Infatti i principi e le deduzioni logiche dell'economia austriaca non sono matematiche, e proprio questo dà solidità alla teoria austriaca, perché è una teoria che, da poche premesse assolutamente logiche e condivisibili, alcuni principi fondamentali, deduce tutta una serie di conseguenze, quindi ha una coerenza interna straordinaria e anche una grandissima forza previsionale.